Gentilissimo pubblico, buonasera. La Corale Rossini di Modena, nei suoi 123 anni di vita, è venuta ancora altre volte a Bozzano, al Conservatorio, al Teatro Haydn, questa sera invece al Teatro Cristallo, dietro invito del professor Andrea Bambace, direttore dell'Associazione Musica in Aulis. È un programma che verterà esclusivamente su due autori, di cui quest'anno ricorre il 200° anniversario della nascita, Giuseppe Verdi e Riccardo Wagner. Iniziamo con una messa che Verdi ha composto quando aveva appena 20 anni. La prima stesura della messa solenne o messa di gloria risale al 1833, quindi nato nel 1813, 20 anni. 6 brani che la caratterizzano in questo periodo vengono composti: il Kyrie, il Gloria e il Cum Santo Spirito. Nei mesi a seguire Verdi continua la composizione della messa, che però non viene eseguita. Nel 1835 Verdi ne compirà una ulteriore revisione, modificando l'orchestrazione e sostituendo i brani del Christus e del Quitolis con brani che prevedono la presenza di solisti. Sorprende in questo oratorio l'impiego del soprano nel Quitolis. È la prima esecuzione femminile documentata avvenuta nelle chiese bussetane. In quel tempo la curia non ammetteva donne soliste, le ammetteva solamente nei cori. Ma Verdi contravvenne a questo divieto, non solo per questo episodio, ma Verdi in futuro verrà definito anche un mangiapreti, ma non solo per questo, perché viveva con la Strepponi, more uxorio, senza sposarsi, eccetera. Quindi la messa fu eseguita probabilmente nell'anno 1837 nella chiesa arcipretale di Croce Santo Spirito di Borgo San Donnino, oggi chiamato Fidenza. Verrà eseguita naturalmente dal coro della Rossini, dal soprano Barbara Balduzzi, dal tenore Werner Pichler, accompagna il maestro Lucio Carpani, dirige Luca Saltini. Buon ascolto.
Oh!
Chiamo ora sul palco il professore Andrea Bambace, direttore di musica in Aulis, direttore artistico. Prego, professore. Ed ora passiamo alla musica, torniamo alla musica. Qui vi presentiamo una romanza dell'opera Rigoletto, è una famosissima opera della cosiddetta trilogia romantica di Verdi. Siamo in casa di Rigoletto, che dopo aver raccomandato alla cameriera di vegliare sulla sua figliola, Gilda, se ne va. Spacciandosi per uno studente povero, entra il duca che le dichiara il proprio amore. Anche il duca se ne va e Gilda canta allora il suo amore sconfinato per lui. Caro nome, dall'opera di Giuseppe Verdi, Rigoletto. Prego.
Ringraziamo il soprano Barbara Balduzzi, che prima ho dimenticato, e ritorniamo al coro. Il maestro Saltini adesso ci dirigerà in un brano dall'opera Lohengrin di Richard Wagner. È riconosciuto come uno dei più importanti musicisti di ogni epoca del romanticismo. Diversamente dalla maggioranza degli altri compositori di opera lirica, scrisse sempre da sé il testo e la sceneggiatura dei suoi lavori. Ora, il Lohengrin è tratto da una leggenda medievale francese del ciclo del Santo Graal, ambientata ai tempi del re Enrico l'Uccellatore. Il tema della liberazione si fonde con quello mistico della fede, che non deve mai porre domande. La Vergine innocente, salvata dalle trame dei malvagi, dall'arrivo del cavaliere sconosciuto, perderà il suo eroe non appena verrà a sapere chi egli sia. È un brano famosissimo che noi conosciamo tutti come marcia nuziale, Treugefurt. Viene suonata nei matrimoni, parroci permettendo, perché non è musica religiosa. Comunque noi vi presentiamo questo brano diretto dal maestro Luca Saltini. Accompagna Lucio Carpani. Prego maestro, un applauso al maestro accompagnatore. Thank you.
Chiamo ora in pedana il tenore Werner Pichler, che ci canterà un'aria dall'opera La Traviata, De miei bollenti spiriti. Alfredo sta vivendo assieme a Violetta un periodo d'amore nella villa di campagna dell'amante. Canta con forti accenti il suo amore per lei, ignaro che di lì a poco arriverà suo padre a troccare questa relazione che avrebbe disonorato la loro famiglia. De miei bollenti spiriti, prego. Ed ora Wagner, dall'opera Tannhäuser, il coro dei pellegrini. Tannhäuser è la storia di un peccatore che alla fine dell'opera, questo per fare una sintesi, va a Roma per lucrare il perdono del Papa. Non ottiene il perdono e allora pensa di ritornare alla vita gaudente e dissoluta di prima. Nel frattempo l'amata Elisabetta è morta e davanti al feretro Tannhäuser, prima di cadere morto pure lui, muoiono tutti, la invoca pregandola di pregare per la sua redenzione. Un gruppo di pellegrini s'avanza e il miracolo della redenzione si avvera. Alleluia, alleluia. Dall'opera Tannhäuser, il coro dei pellegrini.
Siamo nel 1872. Verdi stava componendo La forza del destino in Russia, a Leningrado, e andando a visitare le sue tenute, era diventato ricco, le sue tenute nel Piacentino, entrò in chiesa alla collegiata di corte maggiore e fu con Giuseppina, non ancora sua moglie. Venne attratto a sinistra, se andate, esiste ancora, c'è un dipinto che raffigura la Madonna con 6 o 7 angeli. E da lì a Verdi venne l'ispirazione di un canto dedicato alla Vergine. Chiamò il librettista Francesco Maria Piave e lo obbligò a inserire la Vergine degli Angeli. È una preghiera bellissima, una delle più alte espressioni musicali di Verdi. Canta la Vergine degli Angeli assieme al coro uomini e il soprano Barbara Balduzzi. Ed ora Rigoletto, parmi vedere le lacrime, è l'aria del duca di Mantova che ancora non sa che Gilda nella notte passata è stata rapita dalla sua casa
I nobili cortigiani la offrono ai suoi giovanili ardori, questa fanciulla che poi si rivelerà essere la figlia di Rigoletto. Parmi vedere le lacrime, canta il tenore Werner Pichler. Ed ecco a voi il finale dell'opera Tannhäuser. Qui si avvera il miracolo della redenzione. Sul pastorale di legno del celebrante spuntano teneri virgulti di foglie. Il peccatore Tannhäuser è perdonato. Il titolo esatto, il tedesco non lo conosco tanto bene,
Heil der Gnade Wunder. Scusate la pronuncia. Falstaff è l'ultima opera di Giuseppe Verdi. Il libretto di Arrigo Boito e fu tratta dalle Allegre Comari di Windsor di Shakespeare. Verdi aveva, anche in gioventù, aveva provato a scrivere un'opera buffa, il giorno di regno, ma alla prima di quest'opera, alla Scala, un fiasco solenne. Poi a 80 anni, nel 1893, scrive questo capolavoro. Si spegnerà poi nel 1901, 8 anni dopo. Ora, cantare sul fil d'un soffio etesio, canterà il soprano Barbara Balduzzi. Prego. Thank you.
Ci congediamo da voi con un brindisi. È il brindisi Libiano nei lieti calici dal primo atto della Traviata di Verdi. Cantano assieme al coro Barbara Balduzzi, Werner Pichler, accompagnate al pianoforte dal maestro Lucio Carpani e il nostro direttore Luca Santini. Saltini e la nostra corale. Signori, signori, grazie e buonanotte. Thank you.
Fermatevi. Non ci fermate. Se ne vanno. Neanche un va così. Allora. Come mai? Boh. Prendiamo la pausa. Dai. Beep.